Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi parliamo di una vettura un po' particolare, soprattutto un lavoro un po' particolare che abbiamo dovuto svolgere su questa vettura. Questa è una Opel OPC, quindi una versione sportiva della Opel. Questa è la versione, la prima serie dell'OPC, quindi quella con 192 cavalli. La macchina ci è stata portata dal cliente, cioè il cliente ci ha chiamato e l'abbiamo dovuta far portare con carro attrezzi, perché purtroppo questa versione, questo motore è abbastanza noto che ha un problema sul quarto cilindro. Quindi questa macchina qui ha avuto appunto un problema di deterioramento del quarto del cilindro, del quarto pistone, e quindi al di là di un discorso di elaborazione, la prima cosa da fare era ripristinare il funzionamento corretto del motore. Questo è proprio un difetto purtroppo tipico di questi modelli. La serie successiva hanno ovviato il problema con dei pistoni fatti in maniera diversa, però purtroppo sul 192 cavalli sulla prima serie era abbastanza noto questo tipo di problema. Sostanzialmente quindi sono stati rifatti i quattro pistoni, quindi abbiamo dovuto rifare la testa, i pistoni abbiamo ripristinato, infatti qua si vede che è tutto nuovo, bello pulito. A questo punto è stata fatta anche la turbina, quindi già che uno andava a smontare, cioè già che uno era dietro a fare, come diciamo noi, è stata fatta anche la turbina, la quale turbina è stata leggermente maggiorata sul carter di aspirazione e il carter di scarico, una maggiorazione il massimo consentita dalle tolleranze, perché come diciamo tutte le volte si lavora sulla turbina originale, quindi il margine di incremento è stato più o meno di un 10%, 8-10%, non è tantissimo, comunque diciamo che rispetto alla turbina originale sicuramente un incremento c'è. Quello che poi è stato fatto, ma questo era già stato fatto dal cliente, c'è tutta la linea di scarico, tutta la linea di scarico libera, infatti dopo l'accendiamo e sentiamo appunto il tipo di sound che ha questa macchina, che è bello corposo. Come altre cose, ovviamente, avendo rifatto la turbina è stato necessario fare la parte elettronica, e l'ultimo tocco che abbiamo fatto è il pedal booster che abbiamo montato all'interno per diminuire il tempo di risposta del pedale acceleratore. Quindi diciamo che un lavoro come questo parzialmente è un lavoro di riparazione e parzialmente è un lavoro di elaborazione. Quindi diciamo che è un mix fra le due cose. Non abbiamo voluto concordemente col cliente fare un lavoro, uno stage 2, uno stage 3, perché come dicevo il motore è già delicato di per sé stesso, che il rischio di andare a fare un'elaborazione troppo esasperata, già ha rotto il motore la prima volta, probabilmente questa delicatezza del motore sarebbe durata ancora meno con una elaborazione più spinta. Quello che si poteva fare era il discorso dei pistoni fatti in materiale diciamo stampato. Il problema era la reperibilità della misura di questi pistoni, quindi abbiamo dovuto gioco forza optare per i pistoni di serie. Io adesso direi vi accendo un attimo la macchina, così si sente il risultato della linea di scarico, perché essendo tutto libero direi che ha una sonorità molto accentuata. Ecco, questi scoppietti che avete sentito, adesso la macchina era fredda, quindi non si poteva tirare, oltretutto non va più su di giri al minimo, quindi bisognerebbe provarla in strada. Comunque in strada fa un sound totalmente particolare, perché è stato fatto a livello di mappa questo sistema che si chiama pop and bang, quindi vengono variati gli anticipi in maniera tale da avere uno scoppiettio in rilascio
che già di per sé si ottiene con uno scarico libero, però si può anche, come dire, accentuare a livello elettronico. Noi solitamente non siamo molto d'accordo sul fatto di eseguire questo genere di ulteriore modifica, perché da un punto di vista prestazionale non dà dei cavalli in più, sono come delle false accensioni, quindi si va a lavorare sugli anticipi, andando a modificare gli anticipi vengono fatte delle false accensioni che a lungo andare comunque non sono, sono abbastanza, come dire, non fanno benissimo al motore. Il cliente l'ha voluto a tutti i costi, noi abbiamo suggerito, noi diamo dei suggerimenti, quindi abbiamo detto: se fai in una maniera ottieni questo, se fai in un'altra maniera ottieni una cosa diversa. Il cliente sa, diciamo, il rischio che eventualmente corre, l'ha voluto e noi abbiamo eseguito quello che lui ci ha chiesto. Per il resto direi che la macchina è molto particolare, sempre fatta precedentemente dal cliente, comunque era stato già rifatto tutto l'impianto frenante, l'assetto. Io l'ho guidata questa macchina, comunque è una macchina che è piantata a terra in maniera incredibile, c'è un assetto veramente molto sportivo, anzi forse troppo, perché soprattutto sulle strade di Milano quello che noi consigliamo è fare sì degli assetti ma non estremi, perché comunque le strade di Milano, fra le traversine del tram, il pavé e altre cose, diciamo che se uno ha un assetto sportivo va bene, ma se è anche un pochino più confortevole va ancora meglio. Per il resto direi che anche su questa vettura è tutto. Per qualunque informazione andate a consultare il sito www.9000giri.it, dove all'interno troverete più di 3500 schede vettura, e poi inseriremo anche questa ovviamente. Per qualunque informazione contattateci telefonicamente in sede, io sono sempre disponibile, 0273833175, cliccate sulla campanella di sotto e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, saluti!